Radicale, siamo al congresso di Radicali Italiani del 2011, siamo in compagnia di Alessandro Massari, gentilmente si è offerto e anche atteso in fila, e gli chiediamo intanto appunto come sembra che stia andando questo congresso in termini di partecipazione e in termini anche di tenore politico che si respira nell'ambito sempre di questa piccola cosa che, insomma, piccola che sta crescendo, che è l'assenza di Marco Pannella. Il congresso sta andando molto bene da un punto di vista della partecipazione e sta anche affrontando alcuni nodi fondamentali di quello che sarà la vita politica dei radicali e del Paese. Certo che il fatto che non sia qui Marco è un elemento evidentemente di mancanza di analisi e di elaborazione, perché la galassia radicale è fatta di un'intelligenza collettiva e se manca la fonte principale si può inaridire tutto il resto. È encomiabile il tentativo fatto da tutti i compagni, da una serie di proposte che tendano a mettere insieme la necessità di coniugare le ragioni del Partito Radicale. Stiamo considerando la necessità di poterci collegare con il Partito Radicale Transnazionale e contemporaneamente affrontare quelle che potranno essere obiettivamente le scadenze elettorali che affronteremo nel prossimo anno. Perfetto. Senti, ovviamente come sappiamo, io lo ripetiamo in ogni piasso spinto perché è importante, sappiamo che i congressi radicali non ci sono delegati, ci sono iscritti che tutti quanti con un voto, con lo stesso peso poi voteranno per eleggere segretario, tesoriere e presidente. Pensi appunto che sia possibile una riconferma, cioè una ricandidatura o qualche outsider? Secondo te hai subdorato qualche suggestione? No, io non ho subdorato niente ed è vero che i nostri congressi sono veri, quindi il candidato, la mozione, la richiesta di modifica delle regole è sempre possibile e credo anche auspicabile, perché sono congressi veri dove noi non abbiamo nulla di precostituito, dibattiamo con passione e spesso riusciamo anche a fare delle modifiche affrettate proprio perché i tempi sono costretti, ma affrontiamo sempre nelle sedi istituzionali i nodi. Io credo che Mario e Michele insieme a Silvio Viale abbiano fatto bene quest'anno, hanno fatto bene su alcuni punti concentrati, si sta aprendo nel dibattito la possibilità di ampliare il novero delle questioni che devono essere affrontate, perché stiamo seguendo la degenerazione della classe politica e della politica stessa, che ha bisogno di una struttura radicale fatta di rispetto delle regole. Credo che noi si sia una componente fondamentale nel mondo politico perché siamo rimasti l'unico partito di ispirazione autenticamente liberale. Il popolo della libertà, di libertà mi sembra non ne goda moltissima, anche perché si pensa alla libertà di uno solo. Dall'altra parte c'è una questione annosa, che è il vizio di nascita della sinistra italiana, un completo misconoscimento del pensiero liberale, lo scansano, lo rifuggono, lo evitano come la peste, sia nella componente diciamo socialista comunista, sia nella componente cristiano-cattolica. Credo che in Italia esista un forte problema di liberalità, bisogna porre con forza la questione liberale. Io credo che, se come tutti auspicano e probabilmente accadrà, la sinistra vada al potere, sia fondamentale porre a questa sinistra la prospettiva liberale, perché le riforme in Italia sono necessarie e se non sono riforme liberali sono riforme sicuramente inutili, probabilmente anche dannose. Perfetto, Alessandro, io volevo sollecitarti su alcune cose che abbiamo sentito grazie a Radio Radicale, come sempre il nostro punto di riferimento, che erano appunto di video dell'ultima direzione. Ci sono stati degli scambi effervescenti, in qualche modo, insomma, effervescenti, non direi polemici, ma insomma, e soprattutto relativi un pochino all'organizzazione e comunicazione interna, che a volte è stata considerata carente. Tu pensi che, almeno hai potuto apprezzare che qualcosa di questo, perché poi tutto poi sfocia in una possibile soluzione di questi problemi con delle proposte, tu pensi che qui in congresso se ne sia parlato in qualche modo, se ne parlerà, si proverà a trovare qualche soluzione, qualche miglioria a questo tipo di problemi che sono la comunicazione interna soprattutto? Guarda, il problema di comunicazione interna è soprattutto un problema di fatto, non è un problema che è possibile risolvere con una mozione, io di questo sono convinto. Credo che se ne parlerà, credo che ci saranno delle mozioni che tenderanno a rendere maggiormente procedimentalizzato il processo di scambio delle idee per poter far sì che quanto noi facciamo informalmente possa anche essere istituzionalizzato. Noi abbiamo Radicali Italiani, che è un movimento che fa un congresso ogni anno,
anno, che convoca con costanza i propri comitati, che riesce a convocare le direzioni anche se quest'anno non sempre siamo stati tempestivi. Ecco, questo forse è stato il punto di maggiore dibattito all'interno della direzione, perché appunto si è chiesto una capacità di intelligenza collettiva nel momento successivo o precedente il fatto politico fondamentale. Le comunicazioni però non sono mancate, perché noi abbiamo veramente una capacità di aggregarci intorno a un tavolo e discutere a prescindere dalla forma che questo conclave assume. Il congresso sarà un congresso dove credo qualche proposta in questo senso verrà fatta, e credo che verrà fatta con spirito propositivo, perché è un anno in cui c'è la necessità di collaborare e cooperare tutti per potenziarci vicendevolmente nelle capacità di letture molteplici che abbiamo. Noi stiamo scoprendo dagli interventi dei compagni che vengono in comitato e soprattutto dai lavori della commissione una profondità di analisi, una conoscenza del territorio, una capacità di coniugare il problema locale con quello nazionale, con quello europeo e con quello nazionale, che è qualcosa di sorprendente e piacevole. E non è un caso che da più parti sia stato preso ad esempio il lavoro, io parlo per esempio dei lavori della Commissione Economia che mi hanno visto partecipare, come una presessione del Partito Radicale Transnazionale. C'è questo bisogno di collegarci tra quanto accade sul territorio, quanto accade al nostro interno, quanto accade in Italia, senza dimenticare che ormai la partita politica si gioca in Europa e nel mondo. Ricordiamo il congresso del Partito Radicale Transnazionale Non Violento Transpartito, si terrà dall'8 all'11 dicembre a Roma. Non so se la location già è stata decisa, no, o meno. Comunque l'8-11 dicembre sappiate tutti i nostri web video ascoltatori che c'è questo appuntamento molto importante, che è un pochino l'appuntamento, utilizzando la metafora astronomica di Marco sulla galassia, un po' del sole che un po' illumina tutti quanti questi astri. Assolutamente sì, è il sole che illumina tutti gli astri, e noi dobbiamo essere coscienti del fatto che con anticipazione preveggente abbiamo compreso qual era la dinamica politica, sociale ed economica. Quindi un partito che con 30 anni di anticipo ha previsto la transnazionalizzazione della politica, la transnazionalizzazione dei problemi, quindi la transnazionalizzazione delle soluzioni, deve vedere tutta la galassia radicale impegnata in quel consesso, non solo per fare analisi ma per fare proposte. Questo è emerso con forza. Io credo che qui possiamo fare analisi, ma la soluzione politica dei problemi ormai è sovranazionale, transnazionale, ed è in quel consesso che noi dobbiamo andare a proporre azioni politiche concrete che possano essere di soluzione, come ho detto, sia dei problemi globali sia di quelli nazionali, perché ormai è un tutto unico, è una galassia inscindibile. Credo che la dimensione nazionale della politica sia stata spazzata via dalla storia. Esattamente. A questo punto, se ci vuoi condividere qualche altro minuto, magari potrei chiederti qualche altra cosa. Non so se hai. Perfetto. Allora, è attualità radicale, insomma, politica, anche quella dei rapporti col PD. Scusate, nei rapporti col PD. Abbiamo apprezzato la partecipazione anche del vicepresidente del gruppo senatoriale, se non sbaglio. Il lamento ovviamente va alla partecipazione della Bindi l'anno scorso, ecco, quindi altro tenore e altro sì, tenore soprattutto di rapporti. Adesso non voglio parlare di qualità di intervento, ma insomma, da un presidente a un vicepresidente del gruppo parlamentare, secondo te c'è una svolta, c'è un futuro, c'è possibilità di sinergie ancora col PD? Guarda, io lo auspico, anche perché ho detto, secondo me un partito democratico che non abbia una componente liberale al suo interno non può essere effettivamente, non può dirsi partito democratico. Devo dirti anche che tra i due interventi, quello della Bindi dell'anno scorso, apparentemente conciliante, e quello più duro, ma fatto anche di verità, da parte del vice capogruppo alla Camera dei Deputati del PD, ho preferito la schiettezza di questo secondo, perché ha compreso che non siamo biodegradabili e che non siamo neanche fessi. Noi possiamo anche essere leali, ma leali nel rispetto delle procedure, nel rispetto della nostra storia, nel rispetto della nostra alterità. Quindi non ci si può chiedere di essere un gruppo di persone che seguono un branco andando magari allo sfacelo, come è accaduto per il famoso voto di fiducia, che era stato articolato male, con uno stratagemma regolamentare fondato su un errore, e poi hanno trovato un capro espiatorio.
Sarà uno scontro duro quello col PD, perché è uno scontro fatto di convincimenti. Loro sono convinti che si possa fare a meno di questa componente liberale. Noi siamo convinti che la sinistra non possa governare senza questa componente liberale, quindi il mio auspicio è quello che si continui il dialogo nelle differenze per compenetrarci e per poter dare un apporto che sia nostro al Partito Democratico, ma sia loro, perché effettivamente se noi adesso abbiamo la possibilità di far assurgere a temi nazionali qualche cosa che abbiamo meditato profondamente, lo dobbiamo anche alla possibilità che abbiamo avuto, truffaldina, non completa. Ricordiamo che ci hanno impedito di presentare delle liste, ma siamo nel Parlamento e in quella sede istituzionale noi possiamo fare delle cose importanti. Il rapporto tra noi e loro dipenderà anche dalla volontà di mantenere un filo dialogante, che non siano prigionieri degli opposti estremismi, direi, di Casini e di Vendola. Non parlo di Di Pietro, perché secondo me Di Pietro sta facendo una politica da suburra, è un personaggio che una volta chiede il voto anticipato, una volta chiede il governo di larghe intese, una volta vuole andare al voto immediatamente con questa legge elettorale, una volta sponsorizza il referendum, è volutamente confuso. Tra altre cose, tra le varie performance di Pietro, ci sta ogni settimana una richiesta al Capo dello Stato di intervenire, si capisce cosa dovrebbe fare il Capo dello Stato in questo senso, cosa potrebbe fare, intervenire per far cessare questa parentesi berlusconiana, ma non credo che sia di competenza sua. Il Capo dello Stato sta dimostrando esattamente quello che è il suo ruolo previsto in Costituzione. Noi abbiamo una Costituzione che prevede un ruolo assolutamente neutro del Presidente della Repubblica fino a quando le istituzioni funzionano. Quando entrano in cortocircuito, allora emerge il ruolo del Presidente della Repubblica. Io credo che una continua serie di richieste di voti di fiducia non abbia fatto altro che rafforzare il governo Berlusconi. Se a seguito delle manovre giudiziarie, a seguito delle manovre mediatiche, a seguito delle manovre parlamentari, nonostante io abbia una pessima impressione dell'operato del governo Berlusconi, che non ha fatto nulla e ha peggiorato drammaticamente i problemi proprio per la sua inerzia, ebbene, però non si può chiedere di stravolgere le procedure, perché le procedure fondano la democrazia. Hanno chiesto il voto di fiducia, è stato ottenuto. Berlusconi, a Costituzione vigente, ha il diritto di governare. Sarebbe opportuno che non governasse, perché oggettivamente non sta affrontando i nodi strutturali del problema italiano. Sta rinviando i problemi, e credo che a questo punto Berlusconi stia anche cercando di salvarsi, lo dico proprio esplicitamente. Io credo che se supereremo il Capodanno, Berlusconi potrebbe essere tentato di sciogliere le Camere per poter andare come candidato a battersi evitando l'arresto, possa sciogliere le Camere per la sesta volta evitando un referendum, che io credo non sia l'ottimale, però è stata una richiesta popolare di riappropriarsi di la possibilità di decidere scegliendo veramente. Le liste bloccate sono qualcosa che è veramente incredibile. La cooptazione, se è tale, non prevede il voto. Le liste bloccate sono un sistema cooptativo, non ci chiedete di ratificare quello che avete già deciso. Se dobbiamo votare, allora fateci scegliere. Certo che il sistema precedente non risolveva nulla, perché un sistema basato su collegi uninominali maggioritari dove i candidati sono precipitati dall'alto è un sistema di nomine camuffate. Quindi il sistema maggioritario deve essere previsto con dei collegi che siano in grado di far conoscere il candidato. Ecco perché l'analoga proposta demagogica di ridurre il numero dei parlamentari mi sembra assolutamente inopportuna, non farebbe altro che ulteriormente allontanare il cittadino dall'eletto. Quasi mi sembra, insomma, una forma edulcorata della provocazione berlusconiana in cui diceva basterebbero 12 capigruppo e possiamo fare a meno di tutti. Questo è un problema importante che va affrontato, insieme al fatto che il recupero del 25% del proporzionale continuerebbe in questa politica consociativa fatta anche di finanziamento pubblico ai partiti, ed è il vero motivo per cui questi partiti non vogliono scomparire, per poter continuare a lucrare letteralmente su spese non fatte che servono per finanziare le strutture di partito e che invece assumono la forma apparente del rimborso elettorale. Non è una situazione semplice, perché ci sono interessi particolari che impediscono di trovare una soluzione d'insieme, e non è un caso che come nel 92 si chieda al governo tecnico o di larghe intese. Io ne rifuggo, perché ho paura che sia un espediente per poter far pagare ad alcuni il prezzo dei danni fatti da tutti, non pagando responsabilmente il prezzo politico. Molto chiaro.
Ascolta Alessandro, io volevo chiederti appunto una riflessione su quello che io pensavo fosse un pochino argomento soprattutto dell'intervento di Marco, speriamo che lo sia e che appunto verrà, che è praticamente l'ultimo sondaggio che ci ha qualche giorno fa mostrato, vabbè, di Crespi Radio Radicale, con cui emergerebbe che insomma ci sia una certa attenzione da, su anche le tematiche radicali, probabilmente anche come portato del famoso video in cui abbiamo visto insomma i vari insulti e varie altre amenità che Pannella ha subito. Cosa pensi di questo tipo di risposta, a questo incremento dell'attenzione che Crespi ha registrato nei confronti dei radicali? Credo che noi si sia stati capaci di affrontare il popolo come si è sempre fatto, e credo che Marco abbia iniziato la sua iniziativa politica proprio ponendo a Togliatti un problema di liberalità nella politica. Ha perseguito questo filo con coerenza anche nel 94, quando propose una rivoluzione liberale a Berlusconi, che appariva in quel momento una persona in grado di liberare l'Italia e appariva effettivamente più progressista delle forze conservatrici che invece con la gioiosa macchina da guerra volevano bloccare l'Italia. Io credo che sia necessario far conoscere i nostri temi alla cittadinanza e sia l'unico modo per dargli una effettiva possibilità di scelta. Marco è una persona non violenta, quindi è un grande coraggioso, perché la scelta non violenta è un'opzione che ha bisogno di tanto coraggio. Lui è andato in piazza con la forza di chissà che si è battuto per un cinquantennio per lo stesso obiettivo. Le persone come hanno reagito? Hanno reagito in buona fede. Quando la stampa ha falsificato per 2 giorni il nostro comportamento, è chiaro che debba reagire così. Le forme, i modi e i contenuti non sono i nostri. Però ricordiamoci che c'è una crisi politica e c'è una crisi economica fatta di mancanza di conoscenza delle possibili soluzioni. L'ignoto genera paura, l'ignoto genera rivolta, genera ribellione, non è neanche la rivoluzione. Fosse la rivoluzione per cui ci si organizza per cambiare l'esistente sostituendolo con il nuovo. Qui c'è il rischio che la rivolta rada tutto al suolo e non lasci più nulla. Gli altri politici hanno preferito non affacciarsi nella piazza. Marco Pannella, che è una persona limpida, ha invece voluto andare a parlare con queste persone. E credo che il fatto che si sia parlato di noi ha fatto emergere quel dato ineliminabile in Italia di un manipolo di liberali, di persone attente al rispetto della verità, della forma e del diritto, che riemergono ogni volta che noi possiamo incarnare questa rappresentazione politica. Rappresentazione perché è tale ormai, la politica è rappresentata dai mezzi di informazione, internet sta assumendo un ruolo importantissimo e purtroppo, come ogni mezzo, è neutro. Persino l'utilizzo in buona fede delle notizie relative ai nostri presunti voti che avrebbero salvato Berlusconi ha avuto un effetto tam tam sulla stessa rete. Finalmente siamo riusciti dopo molto tempo a fare chiarezza e quindi credo che si sia capita la linearità del cammino radicale, fatta di ascolto del discorso programmatico di un premier che poi non ha accolto la nostra soddisfazione, un partito che lealmente è andato a votare senza boicottare una cervellotica manovra di palazzo per poter far saltare proceduralmente Berlusconi, e contemporaneamente abbiamo esposto le nostre ragioni dell'avversione a questo governo. Certo, è importante che si possa essere soggetti di informazione. Preferiremmo non essere soggetti di quel tipo di informazione, soprattutto perché è stata veramente un'iniziativa radicale che grazie al web è stata ripresa ed è stata conosciuta. Se non ci fosse stato il web, noi non avremmo avuto una sistematica falsificazione delle notizie, ma se non ci fosse stato il web noi non avremmo potuto far vedere qual è la nostra risposta. Come dicevo, è uno strumento neutro e in mano alla buona fede di chi fa informazione, esattamente come un giornale, esattamente come la radio, esattamente come la televisione, è semplicemente un mezzo che ci consente di essere interattivi, che è uno dei concetti fondamentali del TV Radicale, a cui io mi sono appena iscritto e invito tutti coloro i quali amano la libertà a fare l'analoga cosa, perché qui c'è la possibilità, come in tutta l'area e la galassia radicale, di esprimersi liberamente. Ringraziamo Alessandro Massari, molto generoso con TV Radicale, ovviamente gli auguriamo buon congresso, gli diamo appuntamento sul nostro sito che conosce benissimo per vedere tutto ciò che abbiamo fatto, e fra qualche ora, a seconda dell'operatività del nostro segretario che sta digitando con frenesia per inserire i video e anche questa intervista. Grazie ancora, e se hai qualcosa da dire ancora? Sì, io vi ringrazio, perché nessun pasto è gratis, è una cosa che io a TV Radicale dico continuamente, c'è bisogno di impegnare
impegnarsi c'è bisogno di fare in modo che si trovino le risorse morali, materiali, spirituali per poter proseguire nei propri obiettivi. Impegniamoci, spendiamoci, nulla è gratis, però quel costo noi lo dobbiamo pagare per migliorare noi stessi e la società. Ovviamente appuntamento ai nostri video web ascoltatori con la rubrica Nessun pasto in gratis tenuta da Alessandro Massari. Grazie, grazie ancora, grazie. Ciao.